Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo al Salone del Libro di Torino e con noi c'è Omar di Monopoli. Salve, ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, Omar, è appena uscito in libreria il tuo ultimo romanzo che è Brucialaria, edito da Feltrinelli, un romanzo che, come anche i due romanzi precedenti, racconta una Puglia molto diversa dalla Puglia delle copertine, dalla Puglia delle vacanze, a cui magari tanti di noi sono abituati. È una Puglia in cui c'è malavita, c'è mafia, è una terra piena di contraddizioni e anche una terra desolata, quasi senza, diciamo, senza scampo. Quanto di questa Puglia, che appunto magari noi non vediamo, c'è veramente nella tua terra? Ma direi tutta, c'è tutta, nel senso che io cerco di decodificare la realtà, quella non raccontata, diciamo, dalle brochure degli uffici turistici, per cui al di là del periodo della stagione estiva in cui pizzica Taranta, resort di lusso e la Puglia sfavillante occupa tutti i notiziari, io racconto quella Puglia in ombra, quella Puglia che ahimè vive all'ombra degli stabilimenti dell'Ilva e che è percorsa ancora dai lacerti della Sacra Corona Unita e quindi, diciamo, diventa espressione di una terra problematica, grazie alla quale si può fare una riflessione sul male. Ecco, questo è quello che cercano di fare i miei romanzi. Racconti anche storie, in particolare in questo romanzo, la storia di una famiglia disfunzionale con dei personaggi che appunto hanno dei rapporti complicati fra di loro. C'è un padre che è morto 20 anni prima rispetto a quando inizia la narrazione, con cui i due figli devono fare i conti, diciamo, col suo passato. Anche loro hanno delle vite complicate e fra di loro hanno comunque un rapporto complesso che li porta spesso ormai anche a scontrarsi. Hanno una madre malata di cui si devono occupare, c'è un amore passato che ritorna prepotente nella vita di uno dei due fratelli. E quindi mi chiedevo, quello che tu racconti, anche queste storie di famiglie appunto complesse, sembra un po' come dirci che il posto da cui veniamo appunto non ci lascia scampo. È vero, anche diciamo negli affetti più cari che abbiamo, che dovrebbero magari essere il posto in cui ci rifugiamo, spesso diciamo è difficile uscire da dei sistemi complessi e che sono appunto contraddittori, come la Puglia che tu racconti. Beh sì, ci portiamo, diciamo, tutti una serie di strascichi che sono figli della geografia da cui veniamo, ma anche naturalmente della geografia emotiva, per cui le due cose si innestano l'una sull'altra nei miei romanzi e i miei personaggi sono spesso prigionieri, diciamo, di retaggi familiari disfunzionali, complicati e consumati all'interno di territori complicati. Quindi, diciamo, come vedi, il tentativo poi alla fine è anche quello di raccontare la complessità della realtà e quindi fornire attraverso uno sguardo di genere una visione un pochino più articolata di una dimensione quanto più verosimile possibile, ecco. E quindi non sono, se mi permetti, delle storie che ricorrono alla macchietta, ai cliché, ma allargano lo sguardo, per cui raccontano di pistolettate, ma anche della, diciamo, complessità dei rapporti umani, ecco, questo è. Un'ultima domanda sulla lingua. Tu hai una lingua molto particolare che abbiamo già imparato a conoscere anche nei tuoi romanzi precedenti, che è una lingua cinematografica per certi versi. I tuoi romanzi spesso assomigliano a delle sceneggiature, anche forse proprio per questo aspetto di Sì. genere che hanno, no? Però anche una lingua molto letteraria e anche molto sperimentale. Tu fai anche uso del dialetto, chiaramente. Come lavori sul linguaggio quando inizi a scrivere una storia? Ma no, i miei personaggi, siccome sono spesso, come dire, gente del popolo, criminali di basso cabotaggio, politici infimi, non possono parlare in maniera particolarmente ricercata, per cui li faccio parlare in dialetto, ma il mio dialetto è una mescola di più canoni, anche perché è difficile definire un canone del vernacolo. Quindi è di per sé una lingua inventata, molto letteraria, ma che somiglia tantissimo a quella, racconta, quella parlata quotidianamente nella realtà. Poi però io ci metto come giustapposizione invece un italiano molto lirico, molto aulico, e per cui la sfida è tenere equilibrati i due registri e la fusione di questi due registri è la mia peculiarità, la mia voce, se vogliamo. E quindi, diciamo, questa voce qui caratterizza tutte le mie opere.
L'ultimissima domanda che va oltre, diciamo, al tuo lavoro, stiamo chiedendo a tutti gli autori che incontriamo di consigliarci un libro che sia un libro di rinascita. Siamo al Salone del Libro, il primo salone in presenza dopo la pandemia, e quindi vogliamo lasciare anche ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, un consiglio di lettura che, insomma, vada nella direzione in cui stiamo andando, una direzione che speriamo sia sempre più di riaperture, appunto di ripartenza. Cosa ci consigli? Ma guarda, io mi sentirei di consigliare comunque dei classici, cioè Jack London oppure Dostoevsky, un qualsiasi libro di questi due grandi autori, credo che sia di per sé foriero di una speranza, per il semplice fatto che è grande letteratura. Grazie mille, ricordiamo a tutti Brucia l'aria di Omar di Monopoli, Feltrinelli. Grazie. Grazie mille. Grazie.